Francesco Miazzi, vuoi spiegarci perché questa manifestazione? Allora, questa iniziativa è stata promossa intanto da tutta la rete dei comitati della Bassa Padovana, e a cui hanno aderito poi decine e decine di realtà da tutto il Veneto, ovviamente un'adesione di tipo ideale, e perché le problematiche che stiamo sollevando sono le problematiche veramente sentite sia a livello locale sia a livello generale. Siamo di fronte ad un progetto proposto da una delle cementerie, ricordiamo tra l'altro che qui siamo in un territorio dove sono presenti 3 cementerie, e una di queste ha fatto la richiesta di utilizzare la bellezza di 225.000 tonnellate di ceneri e gessi chimici all'interno del processo produttivo. Questo fatto, rapportato alle dimensioni anche di consumo generale di queste sostanze negli altri cementifici, dà un'immediata proporzione dell'entità. In tutti i 52 cementifici presenti a livello nazionale si utilizzano all'incirca 680.000 tonnellate di ceneri e di gessi chimici. Solo in questa cementeria si chiede di utilizzarne 225.000. Se teniamo conto che questo impianto ha una produzione annua di 600-700.000 tonnellate di cemento, capiamo immediatamente che siamo di fronte ad un prodotto in uscita che potrebbe contenere un terzo di rifiuti speciali. Ecco che di fronte a questa realtà, che fa il paio con le decine di realtà presenti in questo territorio, ma soprattutto anche gli altri cementifici che stanno utilizzando allo stesso livello rifiuti, quello che stiamo sollevando è un problema collegato all'inquinamento possibile all'interno del territorio, ma anche di quello che è il prodotto che poi finirà nelle case di tutti, perché questo cemento prodotto con rifiuti è lo stesso cemento col quale si costruiscono le abitazioni, il cemento che viene utilizzato per costruire le scuole, gli ospedali e quant'altro. Ecco che allora, in un territorio che è già vessato non solo dalla presenza di queste 3 cementerie, ma da distillerie, da discariche, da impianti a biomasse e quant'altro, c'è un moto di ribellione da parte della città e da parte dei comitati. Si sta chiedendo appunto un futuro migliore, un futuro pulito, ed è una battaglia per la salute, per noi, ma anche per le future generazioni. A chi vi rivolgete? A che livello istituzionale vi rivolgete e cosa chiedete? Allora, le istituzioni sono state colpevolmente assenti fino a questo momento. Il parco ha abdicato, diciamo, al ruolo che doveva avere anche su questa questione, perché i cementifici, nel momento in cui è stato costituito il parco, sono stati considerati come incompatibili con le finalità del parco. Però il parco non si è mai attivato per costruire quell'accordo di programma che proprio doveva accompagnare alla delocalizzazione o alla dismissione di questi impianti, garantendo i livelli occupazionali. Questa cosa non è mai partita, non è mai stata fatta. Quindi la nostra è una azione rivolta nei confronti del parco, però anche delle amministrazioni locali che stanno in qualsiasi modo favorendo questi progetti, l'amministrazione provinciale che è chiamata, l'amministrazione provinciale di Padova, che è chiamata direttamente ad esprimersi su questo progetto attraverso la valutazione di impatto ambientale, e la regione che ci colloca fra le 4 aree più inquinanti e inquinate del Veneto, ma che su questa presenza dei cementifici e la loro lenta trasformazione in smaltitori di rifiuti ha un silenzio assordante.